Siamo a Firenze in occasione del congresso Conoscere e curare il cuore, che è l'edizione 2015, e in tale occasione abbiamo avuto modo di incontrare il professor Luigi Tavazzi del GVM Care and Research di Cotignola Ravenna. Allora professore, lei ha avuto una presentazione oggi dal titolo Meno trial più registri. Cerchiamo di andare più a fondo, di capire meglio questa presentazione. Innanzitutto le volevo chiedere, i trial, le dici che sono insostituibili, in realtà non sempre. Allora, quando e perché? Sono insostituibili quando l'obiettivo è quello di verificare se una procedura terapeutica, un farmaco, sono efficaci e sono sicuri in una certa popolazione. Poiché i trial, quando l'obiettivo è quello di verificare se una procedura terapeutica, un farmaco, sono efficaci e sono sicuri in una certa popolazione. Poiché i trial usano una tecnica, una metodologia che è quella della randomizzazione, che è l'unica che consente a risultati ottenuti di capire se i due gruppi, uno trattato e uno no, hanno avuto risultati diversi, e in questo caso le diversità sono imputabili solo al farmaco da testare, perché tutto il resto è uguale in entrambe le popolazioni. Professore, lei nella presentazione ha parlato anche dell'importanza dei registri. Allora, lei si è occupato tra l'altro anche della creazione dei registri della Società Europea di Cardiologia. Innanzitutto partiamo con ordine e cerchiamo di capire quando sono importanti e perché sono importanti i registri. Innanzitutto cosa sono? Sono semplicemente la registrazione organizzata della pratica clinica così come si svolge in aree predefinite, l'ospedale, il territorio, eccetera. Quindi è una registrazione, non un intervento sulla popolazione che è testata. E qui dipende dalla caratteristiche del registro che si fa, può durare poco, può essere ripetuto periodicamente, può continuare nel tempo, seguendo ad esempio una popolazione di interesse. I pazienti con scompenso cardiaco si vede nel tempo come evolvono gli eventi, incluse le morti che possono accadere, e si studia perché. Oppure, al contrario, si ricerca l'epidemiologia, come si accennava prima, dell'incertezza. Se io studio una regione e vedo che si comportano i medici in modo molto diverso in un posto o nell'altro, vuol dire che non sanno cosa fare, e cioè che o non ci sono delle evidenze adeguate, o non sono state diffuse, o non sono state incorporate, sta di fatto che non c'è una linea guida seguita. È importante saperlo per fare delle pratiche educazionali o per studiare di più certi aspetti ancora incerti. Professore, dicevamo prima che appunto lei si è occupato di questi registri a livello europeo. A che punto siamo e quali sono gli stati che finora hanno partecipato? La Società Europea di Cardiologia è composta da 56 paesi, quindi tanti, e per ogni registro si offre la possibilità di partecipare al registro, alcuni lo fanno, altri no. Sono circa 15 registri che sono attualmente in atto e partecipano dai 20 ai 40 paesi in ciascun registro, naturalmente dipendente anche dalle caratteristiche del registro. A volte si seguono malattie rare, altre volte malattie molto diffuse, e quindi nell'insieme comunque lo scopo è dare uno scenario della situazione sanitaria cardiovascolare in Europa. Sempre parlando di dati clinici, c'è un altro problema che lei ha sottolineato nella presentazione, che è quello dei big data. Allora, come viene affrontata la questione big data sia in America che nel nostro paese a livello europeo? In alcune aree di avanguardia, come il Nord Europa e gli Stati Uniti, avanguardia nella ricerca osservazionale, i governi dei paesi hanno realizzato che è necessaria una continuità di osservazione sotto il profilo sanitario, organizzativo e medico della popolazione di appartenenza in quel paese, e hanno strutturato delle forze complesse e costose per raccogliere con continuità queste informazioni in enormi database, per questo big data, che d'altra parte sono una sorgente formidabile di informazioni
per gestire la sanità in quei paesi e per sviluppare conoscenze sulle malattie e sullo stato della popolazione. Ma quali sono le difficoltà anche di attuare raccolte così grandi nel nostro paese? Gli studi osservazionali hanno una metodologia che è difficile da applicarsi nelle popolazioni generali, perché mentre i trial sono su popolazioni selezionate, un numero definito, e hanno un protocollo preciso e rigido, lo studio osservazionale insegue la realtà che corre giorno per giorno e poi organizzarla in modo che i dati che si raccolgono sono significativi è tecnicamente difficile, richiede forze, richiede soldi e quindi richiede un impegno dei governi.